L'assalto al bancomat al Codma di Rosciano a Fano, sportello automatico fatto esplodere nella notte, ma il colpo va vuoto, indagano i carabinieri. Autobus a transito rapido, oggi sottoscritto il protocollo d'intesa tra Regione Marche e l'Unione dei Comuni Pian del Busco. Un tubo di scarico fa da cornice alla statua della Madonna con bambino a saltare, all'appello dei cittadini per recuperarla. Giornate in famiglia e gite fuori porta, ecco cosa faranno fanesi e turisti nel lungo ponte di Pasqua. E a Pasqua siamo in famiglia, con coi figli, i nipoti, quindi tranquillissimo. Ha comprato le uova per i nipotini? Sì, certo. Appuntamenti religiosi, animazioni in pineta, rievocazioni storiche. Il 2 aprile torna la festa della Madonna del Ponte Metauro. Grande attesa per la nuova illuminazione del campanile del santuario. Letture e laboratori speciali per ragazzi speciali. Al via la serie di incontri, storie straordinarie in tutti i sensi. Diventa più ricca l'offerta sportiva su Fano TV. Parte stasera Pianeta Alma, con ospiti e approfondimenti dedicati al campionato di Serie D e alla squadra granata. Benvenuti a Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Lo avete sentito dai titoli, nella notte è stato preso di mira dai malviventi il bancomat del Codma di Rosciano a Fano. È successo intorno alle 3.30 ai danni dello sportello automatico della Crédit Agricole, ma la cassaforte ha resistito alla potenza deflagrante degli ordigni e ha impedito che fosse portata via. A causa delle esplosioni, alcuni frammenti, anche grossi, sono stati scaraventati in aria finendo a diversi metri di distanza. Pare che a lanciare l'allarme sia stato un cittadino che, accortosi del fumo, ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Fano e il nucleo investigativo di Pesaro, che hanno avviato le indagini. I militari hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza ed è ancora da stabilire il tipo di esplosivo utilizzato dalla banda. Autobus a transito rapido lungo la direttrice Pesaro-Vallefoglia. Questa mattina ha sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Regione Marche e l'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. L'autobus a transito rapido arriva nelle Marche e con il protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina sarà al servizio di Pesaro e Vallefoglia per uno dei distretti industriali più attivi ed estesi della regione. Una novità moderna e sostenibile, frutto di un investimento pari a 11 milioni di euro, complementare al tradizionale trasporto su gomma e alternativa al traffico privato. Bassa Rapid Transit, che ha quattro caratteristiche: velocità commerciale, quindi riduce fortemente i tempi di percorrenza sulle nostre strade per chi utilizzerà questo mezzo pubblico all'avanguardia che lancia Pesaro e Vallefoglia, quindi questa valle verso il terzo millennio. Poi il comfort, che è fondamentale, insieme alla sostenibilità, perché sono mezzi green che non emettono CO2 nell'atmosfera, ed infine l'identità, perché sarà un mezzo riconoscibile, non solo quindi confortevole da utilizzare nei percorsi, ma ben individuabile come un mezzo di nuova generazione che soprattutto solleverà dal grande traffico e dall'intasamento in molti orari della giornata, quelli di punta, a questo territorio. I nuovi autobus saranno veicoli elettrici di ultima generazione, capaci di ricaricarsi anche in viaggio, inseriti in un sistema di fermate moderne, tecnologiche e facilmente accessibili. Diventerà uno strumento di welfare sociale per tutti gli addetti che frequentano le fabbriche del territorio, dice l'assessore regionale Francesco Baldini. Aiuto anche alle nostre famiglie grazie a un investimento importante di oltre 11 milioni di euro che la Giunta regionale ha voluto investire come progetto pilota proprio in questo territorio. Ma c'è di più, perché il Bus Rapid Transit, se noi stiamo pensando all'alta velocità per la nostra regione e quindi a un quadruplicamento dei binari in arretramento rispetto alla linea adriatica della costa, sarà il mezzo attraverso i quali raggiungere l'alta velocità. A firmare il protocollo d'intesa questa mattina il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e il presidente dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Palmiro Ucchielli. È un protocollo che, se come noi speriamo potrà produrre gli effetti per cui abbiamo lavorato, potrà essere riprodotto anche in altre località, in altri territori dove ci sono le stesse problematiche: alta densità produttiva, alta densità abitativa. Tra l'altro tutto questo non solo perché per il tramite
tramite il trasporto pubblico si va incontro alla sostenibilità, ma si crea meno pericolo, più sicurezza sulle strade e meno impatto del traffico complessivamente. È un protocollo importante, sono 11 milioni di investimenti sulla mobilità, sui trasporti e sull'ambiente, perché educare le persone a utilizzare l'autobus pubblico piuttosto che la macchina privata vuol dire ridurre del 20-30% l'inquinamento atmosferico, quindi fare una grande operazione ambientale, vuol dire integrare anche i salari, perché è chiaro che se uno lascia l'auto a casa risparmia, se poi l'impresa paga l'abbonamento risparmia due volte ed è anche più sereno. Ringraziamo veramente di cuore per questo grande investimento ecologico ambientale che può essere ripetuto anche al resto delle Marche. Marco De Rico ha raccolto l'appello dei cittadini di Saltara che chiedono il recupero del bassorilievo in pietra arenaria della Madonna con Bambino. Ad oggi, hanno detto, i tanti appelli sono caduti nel vuoto. Un bassorilievo in pietra arenaria raffigurante una Madonna con Bambino è in stato di completo abbandono a Saltara. Questa Madonnina, questa lauretana, fa parte di quelle Madonnine col Bambino realizzate da artigiani scalpellini di Sant'Ippolito, nei secoli 1600-1700 fino al 1800, tant'è che ce n'è una serie in qualche casa, in qualche nicchia, in case di campagna, anche nei paesi, che sono tenute bene. Questa invece è tenuta in modo proprio brutto. Nel 2016 avevo fatto una segnalazione, sembrava che il sindaco di Sant'Ippolito, avendo intenzione di aprire un museo appunto di queste sculture degli scalpellini di Sant'Ippolito, magari l'intenzione era quella di poterla mettere lì, poi invece per diversi motivi, a iniziare dalla sovrintendenza, la curia che doveva comunque sia rendere conto della sovrintendenza, alla fine comunque sia questo museo comunque non è stato realizzato, per cui è saltato il tutto. Però si trova comunque tuttora in condizioni fatiscenti, cioè praticamente la stessa situazione che ho riscontrato nel 2016. Ed è una Madonnina, comunque questa è importante anche perché riporta una scritta dove sembra che indichi praticamente il mese di ottobre. E proprio il 7, tra l'altro, di ottobre è la festa della Madonnina del Rosario. Ne fa da cornice un tubo di scarico e si trova in condizioni di completo abbandono. La casa dei preti della diocesi di Fano, però qui è stato affittato e adesso è abbandonato in poche parole, e non saprei a chi rivolgermi, perché una sistematina bisognerebbe darla questa. Purtroppo io non so cosa dirle, ecco. Ma le sembra giusto che sia così abbandonata una Madonnina? Assolutamente no, non è giusto per niente, ma purtroppo uno non si danno da fare, è un paese carino tutto quanto, però ognuno fa gli affari suoi e non gli frega niente a nessuno. Mi dispiace, purtroppo si dovrebbe fare tante cose, però non le fanno. Cambiamo argomento per andare a scoprire con Stefania Schiaroli cosa faranno fanesi e turisti nel lungo ponte di Pasqua. Che cosa farà a Pasqua? Allora, io sono in partenza domani mattina per Civitanova Marche perché la mia famiglia è di lì, quindi niente, andrò lì. E cosa cucinerete? Allora, ma io se posso, se non vegetariano, addirittura vegano, perché amo molto, a parte le verdure, ma non mangio carne. Uova di Pasqua? Uova di Pasqua, una già l'ho aperta con le nocciole. Pizza di Pasqua vegana? Pizza di Pasqua no, non la amo, devo dire la verità. Quindi vegano o non vegana non mi piace, come articolo, onestamente. Pizza di Pasqua no. Tanti festeggiamenti tutti insieme allora? Siamo in tanti, sì. La mia famiglia è decisamente numerosa, quindi sì, saremo in tanti. Che cosa farete a Pasqua? Allora, io lavoro, sono contenta di lavorare, però ovviamente preferirei stare a casa sul divano con i miei cani. Avete dei nipotini? Certo, io ho tre nipotini che vivono all'estero, li penserò moltissimo in questi giorni. Io ho raggiunto una mia amica carissima, sono emiliana di Reggio Emilia. Ah, eccola. E quindi ho preso il treno stamattina prestissimo per raggiungere le amiche, siano persone che Pelosa. E i suoi nipotini quante uova scarteranno? Tantissimissime uova.
Almeno tre. Una che mi ha gentilmente portato la mia amica. Che cosa c'era? L'ha già scartata? Sì, no, aspetta, aspettiamo un attimo. La tradizione quando è che si scartano? Come a Natale? Ok. Invece a Pasquetta? Uguale, lavoro. Ora sempre. Allora, speriamo nel mio caso che venga un po' di pioggia, così sto a casa sempre con i miei cani e siccome avendo anche la passione di fare maglia, uncinetto e ferri, me la godrei tantissimo. Però dai, speriamo che ci sia il sole così le persone si svagano un po' in spiaggia. Qua da noi venite al mare, mi raccomando, benissimo. Che si sta bene. Che cosa farai a Pasqua, a Pasquetta con i tuoi amici? Ma andremo a fare grigliata, penso, se il tempo lo permette. Sapete già dove? Oltre a Fossombrone, nell'interno. Uova di Pasqua, siete troppo grandi per aprirle? Un po' passati, sì, dai. Allora, a Pasquetta faccio un battesimo della mia bimba. E grazie. E a Pasqua siamo in famiglia, non abbiamo ancora grandi piani, considerando anche che c'è il battesimo. E a Pasqua siamo in famiglia, con coi figli, i nipoti, quindi tranquillissimo. Ha comprato le uova per i nipotini? Sì, certo. Le aprirete domani? Le apriamo tutte insieme il giorno di Pasqua, sì. Ovviamente aspettano la sorpresa. Sì, per forza loro, è giusto che sia così. Che cosa ha cucinato? Ma guarda, veramente a pranzo siamo dai nostri parenti, a cena proprio a mo' di scampagnata, quindi pizza di Pasqua, salame, giusto per stare insieme perché siamo oltre 20 persone, quindi una cosa molto... L'importante è stare insieme. Ecco, brava, l'importante è stare insieme. Io vengo a Fano apposta da Roma, dove ho una seconda casa, quindi sono a Fano. Girerò intorno qua, vediamo. Devo andare a mangiare, ma sicuramente... Quindi un turista che viene spesso a Fano? Un po' più di un turista. Seconda città? Una seconda mia città, se non la prima. Mi alterno tra Roma e Fano. Mangiamo, pranzo fuori. Tutti insieme con gli amici? No, a Pasqua, lei non l'ha detto, ma è il suo compleanno. Quindi tutti insieme a festeggiare il suo compleanno con tutte le famiglie. Che cosa cucinerete di buono? Io niente, io mangio e basta. Uova di Pasqua? Sì, poche per i ragazzi. Bambini no, ma ragazzi ancora lo vogliono, quindi. Che cosa farete a Pasqua con tutte queste meravigliose creature? Sicuramente ci godiamo la famiglia e pranzo familiare a casa. E avete già comprato, anche se sono così piccoli, le uova? Sì, un uovo ci sta sempre. Un uovo per uno, Certo. A Fano le feste non terminano con le ricorrenze pasquali di domenica e lunedì, ma proseguono con la tradizionale e sempre più ricca festa di Nostra Signora di Ponte Metauro, che si terrà il martedì successivo. Ce ne parla Massimo Foghetti. È innanzitutto una festa religiosa, ma è anche semplicemente una festa che i fanesi tradizionalmente osservano andando a visitare il martedì dopo Pasqua il santuario di Ponte Metauro. La devozione verso la Madonna che allatta il bambino, incoronata da Papa Giovanni Paolo II nel 1984, non si è mai spenta. Anzi, in questi ultimi tempi, grazie a un più attivo coinvolgimento dei fedeli, si è vivificata ancora di più. La chiesa sorge sul posto di un'edicola medievale, a guardia dell'antico ponte in legno sul Metauro, segnacolo per i pellegrini che si recavano a Loreto. In periodo malatestiano fu meta di un memorabile pellegrinaggio effettuato da Carlo Malatesti con 10.000 soldati. La pineta che la circonda costituisce un luogo ideale per passare qualche ora serenamente in piena libertà tra giochi per bambini, spettacoli di magia di burattini, pesca di beneficenza e il corteo storico della Pandolfaccia. In più ci sarà l'inaugurazione del murales che ricorda Don Gualfardo e alle 20 l'accensione della nuova illuminazione del campanile e della facciata della chiesa. È sempre stata la seconda festa di Pasqua per la città di Fano e lo è per tutta la comunità. È da 2 anni che stiamo cercando, insieme alla comunità del Ponte Metauro, insieme alla parrocchia, insieme a tutte le persone, insieme all'oratorio, a tutte le persone che ci sono intorno alla parrocchia, di riportarla in vita anche un po' come era una volta. E grazie anche al gruppo storico della Pandolfaccia, oltre ai momenti religiosi che ci saranno dalla mattina e il pomeriggio, verranno realizzate una serie di attività che saranno in pineta, come ci saranno tanti giochi per le famiglie e bambine in un parco che è stupendo e che può far vivere anche
anche l'intera comunità. Ci saranno dei cortei grazie al gruppo storico La Pandolfaccia, che tra l'altro richiameranno un po' quello che è stato il pellegrinaggio di Carlo Malatesta del 1399. Ci saranno ovviamente, come da tradizione, degli street food interni, insomma il richiamo a tutta la cittadinanza e a vivere questo momento e a tornare a vivere questo momento importante per la città e per la comunità, e dare importanza alla Madonna del Ponte Metauro che tanto bene ha fatto a tutta la comunità fanese. Particolarmente nutrito anche l'aspetto religioso, presentato dal parroco Monsignor Antonio Interguglielmi. Abbiamo preparato quest'anno oltre tutta la parte liturgica, che come sempre prevederà una serie di messe a partire dalle ore 8 fino alle 18, quando celebrerà il Vescovo Emerito di Fabriano. Il santuario di Ponte Metauro ha una vecchia storia, un'antica storia. Anche questo aumenta il rilievo culturale di questa edificazione. Senz'altro, possiamo dire che è una festa a 360 gradi. Non è soltanto la parte liturgica, che è quella preminente ovviamente, perché è la grande devozione della città di Fano alla Madonna del Ponte Metauro, ma è anche una storia artistica, una storia che ha connotato, come sappiamo, per tanti secoli la città di Fano. E se tornasse il bellissimo polittico che è conservato nel Museo Civico nella sua sede originaria, cosa pensa? Che sarebbe veramente un compimento della festa. Magari il prossimo anno, chissà, potremmo anche realizzare questo progetto. In occasione della Pasqua, l'Africa Chiama Onlus ha rilanciato la campagna a sostegno di oltre 4.800 bambini e bambine delle mense scolastiche in Tanzania attraverso le uova e le colombe solidali, ma non solo. Infatti, l'associazione ha rilanciato l'iniziativa dell'uovo sospeso. Infatti, è possibile scegliere di non acquistare l'uovo per sé, ma di donarlo a famiglie e bambini in difficoltà in Italia attraverso la collaborazione di Caritas Fano, che si occupa della distribuzione tra i propri beneficiari. Lunedì 25 marzo Anita Manti e alcuni volontari hanno consegnato le prime 186 uova al centro ricibiano di Caritas Fano, ma c'è ancora la possibilità di ordinare delle uova sospese che verranno consegnate in un secondo momento alla Caritas ai due centri per minori di Cucurano e Cagli gestiti dalla cooperativa Utopia e all'Oasi dell'Accoglienza. Un'occasione per conoscere meglio il mondo della diversità è data dalla serie di incontri Storie straordinarie in tutti i sensi, che quest'anno rientra nel programma Pesaro Capitale della Cultura 2024. Sentiamo. Ritorna nella sua collocazione primaverile, dal 2 all'8 aprile, Storie straordinarie in tutti i sensi, giunte quest'anno alla 12ª edizione. 7 giorni di appuntamenti che si svolgeranno alla Memo, dedicati alla cultura della diversità, della disabilità e dell'inclusione. Assessore, qual è il tema predominante quest'anno del ciclo di incontri e di presentazioni di Storie straordinarie in tutti i sensi? Innanzitutto ricordiamo che siamo alla 12ª edizione di una rassegna che è cresciuta, che oggi coinvolge 8 associazioni impegnate nel campo della disabilità e dell'inclusione. 14 appuntamenti che ci accompagneranno prevalentemente all'interno della Mediateca Montanari dal 2 al 8 di aprile, per ancora una volta intrecciare storie straordinarie attraverso linguaggi che consentono non solo l'inclusione, ma anche di condividere con tutta la comunità letture, racconti, attività laboratoriali. Un appuntamento che ormai è particolarmente atteso, che ha sempre grandissima partecipazione negli appuntamenti pubblici come nei laboratori, e che quest'anno sarà pienamente parte del calendario di Pesaro 2024. Il programma, presentato dagli assessori Samuele Mascarini e Dimitri Tinti, prevede il 2 aprile l'inaugurazione della mostra Libri Speciali e un laboratorio per ragazzi tenuto da Onfalos. Il 3, incontri e letture organizzate dalla AGFI. Il 4, un laboratorio pittorico creativo proposto da Apito. Il 5, letture e laboratori organizzati da T41B. Il 6, altre iniziative della AGFI del progetto Imparare Facendo. Il 7, letture ad alta voce proposte da Nati per Leggere. L'8 aprile, un laboratorio di ceramica organizzato da Mia Art e letture a cura del coordinamento pedagogico del Comune di Fano.
Dal 1 aprile al via la settimana di Monte Calvo in Foglia, capitale al quadrato del progetto 50x50 di Pesaro 2024. Ricco il programma che propone 7 giorni fitti di occasioni tra arte, passeggiate e musica. Cosa rappresenta per il vostro comune il progetto 50x50? Per noi è una cosa bellissima che ci ha dato tanto tanto entusiasmo, perché speriamo e pensiamo di valorizzare le nostre eccellenze. Dall'1 al 7 partiamo, io lo ritengo importante, l'apertura con l'accoglienza della cicloturistica, che sarà alle ore 11 di lunedì 1 aprile, perché è una tradizione, noi da sempre li accogliamo e con Pesaro Capitale della Cultura ci fa estremamente piacere ricevere il testimone da Gabicce. Poi gli eventi importanti sono comunque due mostre importanti, quella di Giulio Serafini e Giancarlo Sardella, che sono mostre d'arte, più l'apertura della casa di Giambattista Vicari, perché sono un caffè letterario e il clou della cultura, diciamo. Per noi sono, che ci teniamo alla cultura, è molto molto importante. Poi gli altri eventi importanti sono tutti importanti, perché comunque abbiamo fatto sì che tutte le nostre eccellenze vengano messe in mostra, a partire dalle passeggiate ecologiche che possiamo fare all'Oasi della Badia, e alle visite del borgo accompagnato dal e-bike di Ca' Virginia, alla presentazione dei libri che verranno fatte durante questa settimana, perché sono libri storici, e in particolare abbiamo il libro anche che racconta la vita contadina, che sono le nostre origini, e in quell'occasione visiteremo il Museo della Mezzadria e, diciamo, rivivremo, chiamiamolo, il banchetto del contadino, perché poi all'interno del OK Gastronomie concluderemo la serata, dopo la presentazione del libro, con balli e canti popolari e questo banchetto del contadino, per assaggiare proprio tutte le eccellenze del territorio. Per il vostro territorio, ma anche per questo evento, sarà importante la presenza della Proloco? Sì, assolutamente, la Proloco è importante per questo evento, ma è importante tutto l'anno, perché specialmente nel borgo, cioè nel io lo chiamo capoluogo, una parola un po' forte, però nel borgo, se non ci fosse la Proloco, diciamo, non c'è niente, perché non abbiamo più un bar, non abbiamo un alimentari. Invece la funzione della Proloco ha proprio una funzione sociale. Nuovo appuntamento con lo sport su Fano TV. Questa sera prende il via il Pianeta Alma, con ospiti e approfondimenti dedicati al campionato di Serie D e alla squadra granata. Andrea Maduzzi. Salvatore Guida, presidente dell'Alma Juventus Fano, ospite della prima puntata di Pianeta Alma, la nuova trasmissione di Fano TV in onda a partire da stasera e tutti i venerdì, dedicata proprio alla squadra granata. Analizzeremo il momento estremamente delicato della formazione di Manoni, scivolata al penultimo posto in classifica dopo il pareggio con l'Atletico Ascoli, penultimo posto che significherebbe retrocessione diretta. Ma con il presidente Guida tratteremo anche tutti gli altri argomenti che attengono in particolare alla gestione della società, e non esclusivamente quelli che invece si riferiscono a quest'ultima parte di stagione. In vista della Pasqua, la quarta puntata del programma Eletti in Cucina verrà rimandata domenica 7 aprile, mentre lunedì sera alle ore 21 trasmetteremo lo spettacolo andato in scena al Teatro della Fortuna, intitolato Maria Risorta, il protagonismo delle donne nella marineria fanese. La rappresentazione ha coinvolto 30 studenti del liceo Nolfi Apolloni e del liceo Torelli Fano Pergola, con gli allestimenti della sezione di scenografia del liceo artistico Apolloni. Tra poco invece andrà in onda un breve approfondimento con Cora Fattori, candidata di Più Europa alle primarie del centro-sinistra. Seguiranno la prima puntata di Pianeta Alma e uno speciale dedicato alla settimana di San Costanzo, capitale al quadrato del progetto 50x50 di Pesaro 2024. Termina qui il nostro telegiornale, grazie per l'attenzione e buon proseguimento su Fano TV.